Benvenuti al podcast e video podcast dedicati a Super Mario Maker giocato su Wii U. In questa occasione io sono Ol, siamo su The Breakfast Bug e ho due ospiti splendidi, che emozione, Ciel di A Realm Beyond. Ciao. E Jokong di Jokong. Ciao. Canale. Vi lascerò le descrizioni, cioè i link dei loro canali sulla descrizione di YouTube e del podcast. Oggi li ho invitati per parlare di Super Mario Maker, che riassumendo è un gioco uscito nel 2015 su console Wii U e poi in seguito su 3DS due mesi fa circa. Sì, pochissimo. Sì, pochissimo, sì. Che è una versione leggermente limitata rispetto a quello che abbiamo potuto giocare tutti da più di un anno ormai. È un Mario 2D, di fatto, e ha una particolarità. Non segue le linee editoriali dei classici Mario 2D, ma è più un editor di livelli e un player di editor di livelli. Quindi permette di giocare livelli disegnati da altri. Tra gli altri aggiungo anche una nutrita ormai folta di schiera di level designer ufficiali pagati da Nintendo, che ogni tanto propongono dei livellini evento che non solo danno un gioco in più, ma garantiscono anche degli elementi in più per poter portare avanti il level design dei piccoli poveri sottoposti, cioè noi. E sono generalmente molto ben disegnati. Loro sono pagati per fare quel lavoro e probabilmente sì, hanno anche più strumenti di noi. Mi fanno un ottimo lavoro comunque, perché ci fanno divertire anche i livelli disegnati da queste persone, da coloro che... perché sono delle vere e proprie sfide in alcuni casi. Vero. Sì, non sono tutti facili, anzi, sono abbastanza difficili. No, più che altro spesso ci si imbatte in Super Mario Maker nei livelli amatoriali, non proprio esaltanti, quindi è anche bello avere una, diciamo, un ambiente in cui sai che quei livelli lì sono fatti da gente competente. Concordo ampiamente. E, parliamo di voi, perché intanto siete voi al centro assieme al gioco oggi. Che esperienza avete con Mario Maker? Partiamo da Joe. Ma io Mario Maker è stato per giunta il primo gioco che ho avuto insieme alla Wii U, quando ho preso il bundle. Di conseguenza è esattamente il primissimo gioco che questa console ha provato con me. E devo essere sincero, è uno di quei giochi che continuo a rigiocare quando ho quel tempo libero, perché è divertente vedere i livelli fatti da persone come me. Oppure i livelli evento creato dalla stessa Nintendo. Sincero, è vero quello che si dice, offre l'opportunità di poter capire cosa sta dietro alla mente di chi vuole creare un livello, perché non sempre è facile poter fare un livello di Super Mario. Alle volte uno dice lo potrei fare un po' semplice, alle volte lo potrei fare un po' più difficile, e tutte queste cose vengono messe a disposizione del giocatore, di colui che da tempo vede Super Mario solo e unicamente come proprio come player, e invece adesso ci dà l'opportunità di poter essere noi coloro che fanno questi livelli. E penso di aver detto più o meno quello che posso pensare al momento. Vorrei dare ora la parola a Ciel, magari più. Prego, beh, difficilmente in realtà, sono molto d'accordo con quello che hai detto, è un gran bel videogioco, un grandissimo editor. La cosa che più mi ha sorpreso francamente di Super Mario Maker è stata la grandissima accessibilità, nonostante la grande stratificazione e complessità degli strumenti a disposizione per creare livelli. E perché non si direbbe normalmente, ma appunto come diceva il signor Joe, può essere abbastanza complicato creare un livello di Super Mario, può essere più difficile di quello che sembrerebbe mettersi nei panni di uno sviluppatore, posto io comunque non ce l'ho ancora fatta. Eh sì, no, infatti, proprio per quello. Posto che comunque, tra l'altro, gli strumenti che offre Super Mario Maker sono ottimi per un editor disponibile al pubblico, ma sono comunque tremendamente limitati rispetto a quelli di uno sviluppatore effettivo. Quindi è molto molto brillante il modo in cui il videogioco riesce comunque a
a dare una grande complessità, una grande profondità di meccaniche, una grande libertà a chi compone i livelli, e però allo stesso tempo lo fa in un modo molto molto intuitivo, molto facile e letteralmente approcciabile da chiunque con grande facilità. E tu come l'hai approcciato? L'ho approcciato in maniera molto molto pigra, limitandomi per lo più a giocare i livelli degli altri. Bravissimo. Come ben sai. Bravissimo. Beh, io sono più pigro di tutti, non ho neanche pubblicato il livello di prova per... All'inizio ti chiede di provare a fare un livello banale, non credo di aver finito quello. Però ho giocato un bel po' i livelli base, quindi io sono proprio un fruitore di quelli inutili per Mario Maker, ma utilissimi per la community, perché metto le stelle a tutti. Esatto. Allora, abbiamo detto le stelle, tra l'altro. Sì, è bellissimo, fa felice tutti, quindi insomma io porto gioia. Share the joy, hanno appena detto quelli, i signori della Nintendo. E quindi è venuto fuori che il gioco appunto ha due anime principali, che sono quelle dei livelli da giocare e dei livelli da creare. Avete sentito queste due parti equilibrate tra di loro? Oppure è più un maker, un editor, o è più uno strumento che ti permette di giocare un gioco? Puoi partire prima tu, Ciel, che tanto io nel frattempo elaboro come cercare di rispondere. Okay, no, secondo me sono molto equilibrate come parti, nel senso che alla fine tutti gli strumenti, quanto più si arricchisce la parte dell'editor, naturalmente, tanto più si arricchisce anche la parte della semplice fruizione dei livelli. E sono molto equilibrate come cose, nel senso che sono semplicemente speculari nel momento in cui tu crei un livello e lo carichi su internet e è sottoposto al giudizio degli altri videogiocatori e gli altri videogiocatori lo giudicano, quindi insomma sono completamente speculari, non c'è qualcosa che rende il gioco sbilanciato da una parte, non si predilige normalmente il giocarlo o il creare livelli, anche perché necessariamente per creare livelli tanto più efficaci, soprattutto visto che molti degli strumenti messi a disposizione da Super Mario Maker sono esclusivi di Super Mario Maker, non si sono visti in nessun altro Super Mario, è necessario giocare per creare. E quindi sono assolutamente bilanciati, secondo me, gli elementi. Concordo. Vabbè, parto io, sì. Come ha detto Ciel, è equilibrato assolutamente, sia la parte da giocare che la parte da creare. La parte da giocare, diciamo che i livelli possono essere difficili, però alla fin fine... variano, sono molto belli e comunque non so come cercare di esprimere meglio questo concetto, però proprio per me la parola che si avvicina di più è soprattutto per il fatto che non ho sentito la parola, scusa, spettacolare, scusa. Purtroppo il microfono ogni tanto fa cilecca. Comunque, per quanto riguarda, sì, equilibrati assolutamente, anche nel livello per editare, perché per editare intanto è molto interessante come sono, quante cose sono a disposizione per il giocatore, per colui che vuole editare. Solo c'è a disposizione un intero livello che tu puoi scegliere, ovviamente, su una certa lunghezza e su una certa... disponibilità di elementi, ma puoi variare anche lo stile, perché c'è a disposizione, se uno ha apprezzato di più il primo Super Mario, c'è proprio il primo Super Mario, se uno ha apprezzato Super Mario 3, allora c'è anche la modalità con Super Mario 3, se uno ha apprezzato quello per Super Nintendo con Super il World, World. Cioè, World. Super Mario World, hai apprezzato quello per Wii U, hai quello per Wii U, e ci sono anche questo da poter notare, i diversi tipi di livelli, sott'acqua, nel cielo, normale, nel castello di Bowser, tutti questi tipi di livelli, in aggiunta... per quanto riguarda pure un'altra cosa, per quanto riguarda anche un equilibrio per tutti i giocatori, più è che i programmatori per questo gioco, per permetterti di poter pubblicare a te, futuro sviluppatore, mettiamola così,
per poter pubblicare il tuo livello online lo devi completare, quindi non puoi fare quel livello super mega impossibile, dovrai comunque trovare, dare il modo agli altri di poterlo giocare e mettila come vuoi, però anche tu dovrai finire il tuo livello, quindi diciamo che qui ritorna sempre alla fase di equilibrio, tutto quanto è equilibrato, l'intero gioco è equilibrato in maniera molto molto piacevole. Quello che hai detto è molto bello, perché è praticamente un controllo qualità forzato che ma ti portano molto a fare. Sì, non puoi pubblicare qualcosa che non hai completato tu stesso e che non sei tu stesso in grado di finire. Esatto, e ce ne sono di veramente difficili, eh. Ce ne sono di veramente quasi impossibili, se non direttamente impossibili. Se qualcuno li ha completati, in realtà sta mentendo. Se ha delle prove video, le ha contraffatte. Oddio, semplicemente esistono anche i livelli, quelli là, dove c'è il trucchetto che magari arrivi alla fine del livello già dall'inizio, però devi andare a beccare il tubo giusto e arrivi dietro il coso. Vero, verissimo. Può capitare. Prosegua. No, vabbè, dico, è una piccola fregatura sotto un punto di vista, perché ogni giocatore arrivato a un certo punto le cose sono due: o se ne va dal livello oppure trova comunque l'inghippo. C'è sempre il modo, perché alla fin fine queste cose qua, vuoi o non vuoi, se tu hai completato un livello con una sorta di trucchetto, anche gli altri giocatori prima o poi ci arrivano. Sì, anche perché è possibile scaricare il livello, andare nell'editor e vedere che cosa ha fatto. Quindi lo scopo vero, subito il barone. Sì, tra l'altro questo qui è esattamente il tipo di libertà che da una parte può rendere le cose frustranti in alcuni casi, ma che ha permesso anche ai giocatori e ai creatori di contenuti per Super Mario Maker di sviluppare dei livelli molto 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 creativi e anche molto diversi rispetto a quello che è il concept tradizionale di un Super Mario. Quindi magari anziché avere livelli che vanno puramente a scorrimento, possiamo trovarci dei livelli quasi esplorativi, a livelli tipo da butto lì, da Metroid. Sì, io ho visto, ne parliamo dopo, comunque su Twitch ho visto delle cose anche contenute nella schermata. Sì, sì. Sono dei puzzle, dei livelli puzzle e non il classico Mario che siamo abituati a vedere. E, quindi praticamente il gioco è infinito, di fatto. Cioè, sarà finito quando spegneranno i server e quando non sarà più possibile distribuire il gioco. Poi adesso con 3DS è possibile portarsi il gioco anche fuori di casa. E mi auguro, magari un piccolo inciso, che con Switch decidano di fare qualcosa a riguardo, perché potrebbe essere un bel passo in avanti, dato che abbiamo un touch anche sulla nuova console Nintendo. Anzi, un touch anche migliore, visto che sarà un multitouch. Esatto, quindi anche essere un monito per lo più per Nintendo, ma noi alla fin fine, come che si dice alle volte, le speranze sono le ultime a morire. Potrebbe anche trattarsi del fatto che già hanno fatto uno spostamento da Wii U a 3DS, e potrebbe anche capitare che passi sulla nuova generazione. Perché alla fin fine è un buon prodotto, perché non permetterlo anche per chi ha una nuova console di giocarlo? Sì, per lo più avevo notato che tra Wii U ci sono delle variazioni, tra cui una cosa che all'inizio mi ha fatto un po' storcere il naso, ma è una cosa che alla fin fine ha un valore proprio bassissimo, se non è di poco conto proprio. È il fatto che i livelli che vengono fatti su Wii U non possono essere condivisi sul server per quanto riguarda nel 3DS. Cioè che i livelli che vengono fatti su Wii U rimangono per le console di Wii U. E stessa cosa per quelli là del 3DS. I livelli di 3DS rimangono per il 3DS. Da un lato è una cosa brutta, però dall'altro ha un po' di senso, perché a parte il fatto che i contenuti sono differenti, diciamo che alcune cose vanno a variare tra 3DS e Wii U, quindi o una console va ad aggiornarsi oppure l'altra va a togliere qualche elemento, al posto di fare questa grande problematica, perché richiederebbe tanto tempo, tante cose, tante spese,
si lascia tutto com'è, perché alla fin fine magari uno gioca di più su Wii U che su 3DS e viceversa. Quindi diciamo che è un punto dolente, ma di quel tanto proprio è più tipo una puntura di zanzara, tutto qua. Sì, infatti, e mi ricollego al punto che volevo portare all'attenzione adesso, appunto, che come hai detto tu è veloce come gioco, ti permette di fare partite veramente da 5 minuti, ti giochi il livello e spegni, quindi in realtà non è così necessario portarsi gli stessi contenuti sul Wii U e sul 3DS. Tu accendi il 3DS, ti fai, sì, una partita, esatto, e è finito. Chiaro, sarebbe bello avere la totalità dei contenuti per avere tantissimi. Però arriviamo adesso a quello che stavo per dire. Secondo, io ho avuto un po' il timore quando ho sentito parlare di Mario Maker le prime volte, perché dalla descrizione avevo la paura, un po' confermata in realtà, che mancasse una direzione editoriale del gioco. Cioè, chiunque può pubblicare il livello, posto che riesca a finirlo, e questo livello va online. E abbiamo visto che il gioco ti presenta i livelli a diverse fasce di difficoltà, no? Facile, medio, difficile, ultra difficile. E, però c'è tantissima cacca online. Sì. Sì. E quindi la mia paura inizialmente era quella di avere un gioco, un editor, che mi potesse portare il 90% di schifezze, praticamente, e solo il 10% di cose buone. Un po' è stato mitigato dalla loro gestione degli eventi, quindi i livelli evento sono fatti bene, sono piacevoli, sono difficili, facili, dipende dal momento, ma non solo, ci sono anche delle, ho visto, e magari voi avete visto meglio di me, anche delle... dei rilasci di blocchi di livelli legati a qualche convention, a qualche evento reale nel mondo reale in Giappone. Quindi selezione da parte di Nintendo di livelli rilasciati in un aggiornamento della pagina eventi. Voi come avete trovato questa gestione della linea editoriale da parte di Nintendo? È un caos. Beh, lo è, un po', un bel po' lo è come caos, soprattutto quando cerchi di utilizzare la modalità, quella diciamo salva Peach, no? Mm. In cui devi fare una serie di livelli con determinate vite e la difficoltà lì è determinata più che altro dalla lunghezza del percorso. Devi portare avanti un percorso di, per esempio, 10 livelli, 20 livelli, 30 livelli per arrivare al magico castello di Bowser, se non ricordo male, e salvare Peach. Il problema lì è che appunto passi dal livello impossibile al livello praticamente senza nessuna sfida, in cui la bandierina è 10 passi dopo l'inizio e con una facilità mostruosa, e rende il gameplay abbastanza sbilanciato, senza che ci sia una possibilità di classificare meglio i livelli, diciamo, fuffa e quelli invece ben realizzati o quelli estremamente difficili e cose del genere. Potrebbero avere, anzi avrebbero dovuto secondo me implementare un sistema un pochino più rigido di categorizzazione dei livelli, e non è un grandissimo problema, però a volte può essere un po' frustrante cominciare a giocare e appunto trovarsi di fronte a una grandissima discontinuità di stili e di difficoltà e roba simile. Sì, tu come la vedi? Confermo pure io che un po' la gestione nella diciamo delle difficoltà dei livelli in alcuni casi è resa un po' male, perché come dice infatti Ciel, il livello ultra difficile al ok, salta e hai vinto. Diciamo che è un po' una cosa, definiamola sbagliata, la difficoltà intanto non può passare da facile a difficile così velocemente, deve essere un qualcosa graduale. E un filtraggio migliore per i livelli, per la difficoltà dei livelli, sarebbe stato un qualcosa di magari anche stesso quando è che una persona finisce un livello gli si va a chiedere come hai trovato questo livello, facile, difficile, impossibile. Una volta raccolti un determinato numero di informazioni, magari il livello va a finire molto più facilmente in quella categoria, e magari viene messo nella, com'è,
nella sfida dei 100 Mario, se uno sceglie impossibile, ti capita quello impossibile, se vai a scegliere facile, ti capita quello facile, in maniera un po' più normale. Comunque, sì, la pecca in questo caso ce l'hanno. Diciamo comunque che è una critica che lascia un po' il tempo che trova, perché sì, diciamo ci si va ad aspettare che Nintendo possa compiere mai un controllo di qualità su livelli creati liberamente dagli utenti. È letteralmente impossibile, però avrebbero forse potuto pensare, ma è uno sforzo che sto attribuendo a loro e non potrei immaginare come avrebbero potuto fare, pensare a un sistema, diciamo, affidato al feedback degli utenti. Sì, si può fare. Sì, avrebbero potuto. Avrebbe comunque avuto i suoi difetti, anche un sistema del genere, sicuramente, però forse un'implementazione ci sarebbe un po' voluta. Tanto che il gioco è abbastanza bello, dai, almeno questo. Su questo siamo d'accordo, dai. Sì, sì, il gioco è ottimo. Concordo anch'io che avrebbero potuto fare un lavoro migliore dal punto di vista della gestione del feedback. Adesso puoi dare stella e scrivere un commento, eventualmente, magari anche chiedere una valutazione avrebbe già un po' risolto il problema. Voti da 0, da 1 a 5 il livello, i livelli che si beccano degli 1, al di là di quelli che sono dissati per odio, sarebbero magari richiusi nella sfera dei livelli brutti o non, da non proporre durante le sfide dei Mario, insomma qualcosa di simile, anche perché di livelli ne hanno talmente tanti che possono permettersi di scartare qualcosa, potrebbero, però è un lavoro mostruoso. E questa grande varietà del gioco ha portato anche un bel po' di lavoro su Twitch. Non so se voi seguite Twitch. Raramente. Sì, ogni tanto. E ci sono tantissimi canali che propongono giocate di Super Mario Maker, più di tanti altri giochi, perché chiaramente è facile, ti metti lì, fai i tuoi urletti mentre scopri dei livelli impossibili e si metti in bella mostra. E alcuni di questi Twitcher sono quelli che creano i livelli ultra impossibili. E volevo sapere da voi se ne avevate o ne seguite qualcuno, tipo Pangea Panga o altri, che passano letteralmente delle giornate perse nel tentativo di superare i livelli che hanno appena costruito. No, personalmente no, non ho mai seguito cose del genere. Beh, potrebbe essere, magari sì, mi potrebbe interessare. No, ho assistito a delle prove di coraggio e di destrezza pressoché incredibili su YouTube, però non su Twitch, però appunto non ho seguito mai la community e cosa sta producendo e roba simile. Comunque sì, è uno dei giochi Nintendo probabilmente più utilizzati su Switch, su Twitch. E si prospettano tempi duri di confusione tra le due. Saranno tempi durissimi, ma ci salverà il fatto che forse Switch permetterà lo sharing dei video. E quindi sì. Quindi quando si dirà fino a un certo punto. Ci sarà, no, si potrà dire direttamente, direi la fatidica frase Switch su Twitch. Sarà uno scioglilingua perfetto. Sarà uno scioglilingua perfetto. Oddio. Ok, parlando sempre di community, c'è anche il Miiverse che andrà a morire con Switch, probabilmente. Io a riguardo non ho sentito nulla e spero che sopravviva, anche se devo essere onesto, era un social network che mi sembrava più potenziale sprecato che altro. Era molto carina come idea inizialmente, ma secondo me la realizzazione ha lasciato un po' a desiderare, non è davvero esplosa come cosa. No, anche perché c'erano dei limiti parecchio forti e in generale era un social molto poco social, nel senso che permetteva poca espressione in generale degli utenti e poca anche identificazione degli utenti. Quindi... Voi comunque l'avete utilizzato durante le partite di Mario Maker per trovare, non so, livelli interessanti, commenti, diffondere i vostri livelli? In realtà no, mi sono affidato completamente al sistema di Super Mario Maker.
Perché comunque già attraverso Super Mario Maker, senza ricorrere a mezzi esterni, ho trovato dei gran, gran bei livelli. E alcuni infatti me li sono anche salvati perché non vorrei perderli, perché erano veramente delle cose brillanti. Tu, Joe? Non ho utilizzato il Miiverse per trovare i livelli, perché proprio anche stesso il gioco ti permette di poter cercare qualche cosa extra. Quando ne finisci uno, consiglia altri molto divertenti. Affidarmi al gioco stesso. Giusto. E il portale che hanno creato, aperto per il catalogo online di Super Mario Maker, l'avete utilizzato per cercare qualche livello? Mai e poi mai. No, assolutamente, ripeto, mi sono solo affidato al gioco direttamente, vado direttamente solo il gioco, anzi non sapevo neanche che esistesse francamente un portale attraverso cui scambiarsi livelli. Il portale è bellissimo, è veramente bello, andatelo a vedere magari. No, andrò a vedere appena è possibile. È una directory molto molto semplice, cubettosa alla Mario Maker. E lì è possibile cercare con dei filtri migliori rispetto a quelli del gioco. Allora sì, bello, cioè, è possibile anche che andrebbe a mitigare i difetti di cui ho parlato prima. Non lo so, però potrebbe dare una mano. Inoltre ti puoi loggare col tuo account Nintendo e puoi salvarti da lì i bookmark. Quindi è molto comodo. Quindi web è molto, molto comodo. Più comodo. Sì, sì. Vi consiglio di andare a fare un giro, ne volevo parlare con voi, però io sono l'unico che l'ha usato. E... Vabbè, mi dispiace. Siamo sempre gente semplice. Sì, noi cerchiamo il livello, semplici. Ne troviamo un altro. Sì, giocatori semplici. Abbiamo un castello, sappiamo la principessa. Fine. È giusto. Comunque, è abbastanza emblematico il fatto che Nintendo l'abbia fatto in un secondo tempo per probabilmente risolvere i problemi delle sue piattaforme base. Cioè... il Finder del gioco e il Miiverse. Sì. E infatti potrebbe essere il motivo per cui io non lo conosco, visto che ho lasciato il gioco dopo non troppissimo tempo. Ok. Capitolo Amiibo. Molto molto bello. Sì. Un bel capitolo. Sì. Li avete usati? Sì. Ne avete? Quei pochi che ho, sì. Purtroppo sono povero di Amiibo, quindi c'è un limite. 8 Amiibo. Però sicuramente l'interazione che fanno con gli Amiibo è molto 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 interessante. Sì, è piacevole vedere che è un bel tocco. Sì, assolutamente, poter utilizzare un personaggio, un Amiibo, per potersi giocare un livello di Super Mario o comunque editarne uno con un personaggio che può piacere a noi è bellissimo. Soprattutto io, è stato poter utilizzare il mio Charizard all'interno di un livello di Super Mario è stata una cosa bellissima. E tra l'altro farmi sputare palle di fuoco. Magari, però purtroppo no. Però fai i versi, se premi verso l'alto fai i versi ed è bellissimo. È vero, una cosa. Ma è vero che ogni singola sprite diversa da quella base ha un'animazione particolare se vai verso l'alto. Anche se Dike mi aspettavo che quando premi in su dice lo faccio per i miei amici, anche se no. Vabbè, c'è un limite. Più che altro quella lì, anche al di là del discorso Amiibo, è una feature molto molto interessante, quella che hanno messo appunto tanti personaggi alternativi a Super Mario, anzi a Mario, da usare nei livelli. ed è molto molto bella come feature, non soltanto per una questione estetica, ma anche perché poi ha cominciato Super Mario Maker ad inglobare tanti elementi anche di cultura popolare, non soltanto legati al mondo Nintendo, ma anzi spazianti anche molto al di fuori di esso, come per esempio lo sprite delle Baby Metal, per dirne una. Sono fantastiche. Che tra l'altro spesso hanno appunto anche animazioni dedicate che lo rendono assolutamente divertente, ed è un modo interessante di rinfrescare un pochino l'esperienza di gioco che magari sempre Mario potrebbe un po' scocciare dopo un po'. E tra l'altro è anche un ottimo pretesto per andare a creare livelli a tema. Sì. Perché se io posso usare lo sprite di Link, ecco che qualcuno ti tirerà fuori i livelli a tema di Zelda, e che magari sfruttano anche molto bene il tema, magari proponendo puzzle o sfide particolari, addirittura magari riproposizioni di puzzle tradizionali di Zelda all'interno del motore di Mario Maker, per esempio.
ed è una cosa che appunto è resa possibile in parte dagli Amiibo, perché comunque da lì che è partito il discorso, ma in generale dal sistema di sprite alternative a Super Mario. Vero, vero, concordo. Va bene, vi chiedo una cosa su di voi. Qual è la tipologia di livelli che preferite giocare? Joe. Allora, io preferisco giocare dei livelli che possono essere intermedi, difficili, perché oramai per me un Super Mario, per me che ci gioco da tempo, deve avere delle cose che mi deve stupire, ma non stupire in maniera tipo deve essere per forza impossibile, ma che mi deve mettere quel filino di sfida in più rispetto al normale. Infatti già nelle mie ricerche le più frequenti sono quelle là con che vanno sul livello medio difficile. Poi per lo più amo utilizzare anche tutte le features di ogni tipo di gioco di Mario, come lo spin per poter rompere un blocco sotto di me, oppure riuscire a sopravvivere alle piante piragna facendo reagire a volte, cose simili. Diciamo che sono in un livello e alle volte le trovo fatte in maniera molto molto interessante e molto molto divertente. Tu Ciel? Io tendo a preferire non un particolare livello di difficoltà, perché semplicemente passo da dei momenti di pigrizia a momenti in cui decido di affrontare anche Satana in persona, e quanto più che altro ho preferito molto i livelli o tematici, quelli di cui parlavo prima, quindi magari c'è il livello che ricorda quello di Metroid, quello di Zelda e cose del genere, ma soprattutto livelli puzzle, che quindi vanno a discostarsi dalla natura classica di Super Mario per proporre invece degli indovinelli, riesci a capire come proseguire, anziché riesci a proseguire saltando nel modo giusto, riesci a capire che diavolo devi fare per andare avanti. E soprattutto quelli che ho preferito di più sono delle commistioni di queste due tipologie. E per quanto riguarda la difficoltà, tendenzialmente preferisco livelli che pongano una certa sfida, ovviamente visto che parlo di preferire puzzle ci mancherebbe altro che fossero anche facili, però l'importante non è tanto che siano difficili appunto dal punto di vista del platforming o roba simile, quanto dal punto di vista del puzzle solving, che semplicemente mi sembra molto più soddisfacente, anche perché dal punto di vista del platforming io sono essenzialmente una pippa gigantesca, il Super Mario Maker, non tanto perché sia una pippa di mio, ma perché giocare costantemente con i quattro stili diversi, con un sistema inerziale diverso e cose del genere, l'ho trovato abbastanza frustrante a volte. Ok, altro versante, editor, come l'avete trovato e quali livelli preferite fare, creare? Vada signor Joe. Vada signor Joe. Ok, vado io allora. Non sapevo, volevo dare spazio a Ciel, ma va bene. Allora, ho trovato diverse features interessanti, soprattutto dal fatto che si possono aggiungere molte cose visive. Diciamo che la cosa più bellina che ho potuto trovare è stata la zampetta di gatto che va a colpire Mario quando si sposta. Oppure il fatto di poter utilizzare alcune registrazioni audio, è possibile poter registrare tramite il microfono del pad una parola, una frase che quando va a passare quando passa il personaggio su un determinato punto si va a sentire quella cosa. E come tipi di livelli, beh, più o meno non ce n'è uno che non disprezzo, eccetto quelli sott'acqua. Quelli diciamo che già li escludo a prescindere. Li fai. Però no, non ho voglia di fare proprio quelli. Sono in generale maledetti. Sì. Sì, sì, non dovrebbero mai essere fatti per questioni, però vabbè. Sono anche in Monster Hunter, non dovrebbero esistere. Monster Hunter è molto peggio. Non parliamo di Monster Hunter, perché sennò siamo qui sino a domani notte. Soprattutto quando si deve abbattere l'Ajacrus, però vabbè, infatti salutiamo sempre l'Ajacrus che ci segue sempre con assiduità e cui sì, vogliamo un bene infinito. Se gliene arriva uno di quelle che tiriamo,
Esatto. Sì, no, io lo saluto così tanto bene che gli ricordo sempre una cosa: ti ho battuto e ti ribatto sempre, tranquillo. Vabbè, comunque, a parte questi momenti, i livelli più belli che mi piace fare sono quelli là, diciamo, non dico complessi, ma che sembrano lineari, ma che se si vanno un po' a scoprire a poco, magari ti infili dentro un tubo e magari trovi qualche cosa di extra, trovi qualche piccola scorciatoia, però al momento per poterne fare uno ci vuole molto molto tempo e magari con un po' più di calma un giorno riuscirò a fare un livello molto più divertente rispetto a quelli che già ho fatto. Bene, tu Ciel? Io ho amato, tanto per cominciare, lo stile di Super Mario World, perché Super Mario World è un Super Mario che mi manca tutt'oggi, non l'ho mai giocato. No. E so che è una cosa oscenamente grande, ma abbiate pazienza. Chiudiamo qui la registrazione, butto tutto. No, non ho mai giocato Super Mario World, quindi... Le mando le mie condoglianze. Pazienza. Più che altro perché da piccolo mi sono sempre fossilizzato su Super Mario Bros. 3. E in minor parte sul primo Super Mario Bros, però soprattutto su Super Mario Bros 3. Quindi quando ho avviato per la prima volta un livello di Super Mario World ero tipo wow, quanto è bello, cos'è questa storia che tipo puoi rotolare su te stesso, rimbalzare, wow. E quindi ogni volta che creo un livello adesso lo creo con lo stile di Super Mario World, perché è semplicemente troppo 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 carino, troppo bello. Sì. E poi come meccaniche, come strumenti da utilizzare in game, quando le hanno aggiunte ho amato le porte con le chiavi necessarie per aprirle. E che immagino sia una di quelle cose su cui molte persone stanno bestemmiando, però a me sono piaciute tantissimo e mi piace molto usarle, quelle poche volte che mi diverto un pochettino a creare dei livelli, perché incoraggiano tantissimo l'esplorazione, perché io posso fare in modo che tu per proseguire ti trovi di fronte ad un ostacolo e per superare quell'ostacolo devi esplorare, devi cercare in ogni anfratto del livello, trovare la chiave che ti serve in modo da poter aprire la porta. E non si tratta quindi di semplice capacità di premere il tasto giusto al momento giusto, ma di avere anche voglia di esplorare il livello e di vederlo nella sua interezza. Ed è un elemento di game design fondamentale, molto importante, molto forte anche. Sì. Molto molto forte. Bene, chiudiamo velocemente adesso, vi chiedo i vostri le vostre cose preferite, i pro che avete visto nel gioco, un paio, non di più, e i contro. Prego Joe. Allora, il gioco in sé proprio, che puoi creare i livelli, è un qualcosa che se te la offre Nintendo in maniera ufficiale puoi solo gioire. Questo è una cosa bellissima, proprio vado direttamente sul punto, per me è questo, il poter creare il livello che hai sempre desiderato. Il contro è, come abbiamo detto prima, forse alcuni livelli di spazzatura che alle volte, diciamo, smorzano il piacere di andare a provare i livelli altrui su internet. Purtroppo è un po' così. Sì. Signor Ciel, per me due pro molto molto grandi sono semplicemente, tanto per cominciare, la mera vastità e varietà e versatilità dell'offerta, nel senso che ci sono una moltitudine di possibilità che lasciano completa libertà all'estero creativo di ognuno. In secondo luogo, il valore, secondo me, educativo e formativo del gioco, perché calarti nei panni di uno sviluppatore con gli strumenti di cui può disporre uno sviluppatore di Super Mario, essenzialmente, trovo che sia molto educativo sul tipo di sfida che si trova davanti effettivamente uno sviluppatore, e credo che aiuti molto a comprendere la natura di un videogioco e quindi a capire in generale i videogiochi stessi, soprattutto naturalmente se parliamo di platform, ma non solo, perché nel momento in cui quello che fino a prima era un semplice fruitore, un semplice utente, nel momento in cui lui si mette nei panni di uno sviluppatore, deve affrontarne tutte le difficoltà, tutti gli interrogativi, e per esempio dirsi questo livello voglio che sia più adatto a quel tipo di pubblico, voglio che sia giocabile da persone che non hanno una grande dimestichezza, quindi magari le piattaforme le metto un po' più vicine, oppure cerco di mettere un checkpoint in una determinata posizione, magari subito dopo una sfida particolarmente ardua. Sono cose che di cui ci si accorge a volte, magari soltanto quando ci si approccia a un videogioco dalla prospettiva di uno sviluppatore, mentre da semplice utente non si fa caso a degli espedienti di sviluppo che invece sono magari molto silenziosi, molto
molto nascosti, però fondamentali per la qualità di un'esperienza. E per quanto riguarda i contro, è difficile trovarne, secondo me, a parte quello naturalmente della classificazione della classificazione appunto dei livelli degli utenti. A parte quello, non mi sembra che Super Mario Maker abbia semplicemente dei difetti. Si diceva prima, soprattutto quando uscì, che avrebbe dovuto avere più cose, ma quelle hanno aggiunte. E sì, ad oggi mi sembra un gioco talmente ricco da essere francamente imbarazzante. Quindi concordo. I veri difetti non ne ho da segnalare. Perfetto. Quindi lo promuoviamo. È un buon Ah sì, gioco, pare. assolutamente, è un buon gioco. Ok. 9 su 10. 9 su 10. Sì, L'unica no. forse piccola grinza che uno può dare in un giudizio, ma non è neanche un vero difetto questo, è semplicemente che è un semplice Super Mario, è un gioco che non offre di più, o meno, non molto di più di quanto offra un normale Super Mario. E è un editor, ma è un editor di Super Mario così come lo conosciamo. Quindi quella è forse l'unica pecca che uno può... Ma non è neanche una pecca, in realtà è semplicemente un voler rompere le scatole. Sì, esatto, Un un voler dire, fastidio. vabbè, ma è roba già vista, non è un nuovo Super Mario. Eh sì, ti ho capito, però fa splendidamente quello che deve fare. Esatto. Sì, io concordo con voi, il pro ne vedo 1 milione, quindi non sto a elencare, basterebbe leggere quello che fa il gioco e sono tutti pro praticamente. L'unico contro che si riallaccia al server pieno di livelli fuffa, una mancanza di guida e di controllo, che non possono probabilmente esistere, è che mi manca la componente di storia, di trama base, stupida, proprio finta, il pretesto che mi davano gli altri Super Mario, cioè il mondo da esplorare, passare da un livello all'altro e vedere questa storia arrivare alla fine, che in qualche modo viene sostituita dalla sfida dei 100 Mario o dai vari livelli, però non così bene, a mio avviso. Sì, spero che quella cosa lì potremmo vederla in un Super Mario Maker 2, chi lo sa. Due. Sarebbe interessante poter creare dei mondi e non solo dei livelli. Chiameranno Questo sarebbe Switch. molto bello. Super Mario Maker Switch. Esatto. Diciamo, oramai Super Mario Switch. Switch ha molte pretese sopra, proprio gli stiamo dando molte pretese. Gli stiamo chiedendo di tutto oramai a Switch. Tra un po' gli Certo, vado a chiedere se può fare il Nintendo caffè ci la abitua mattina. bene. Nintendo ci abitua bene con queste cose, quello è il problema. Quando Super Nintendo Mario ci Maker inizia. è così, così straordinariamente bello, ci viene voglia di dire: ehi, ma fate di più, ancora. Benissimo, benissimo. Magari un attimo ti fa, magari Miyamoto ti fa: senti, per favore, non è che potresti chiedere un po' di meno, sai? Non lo so, chiedimi dei soldi, tanto ne vale, dai. Ma tanto Miyamoto è da un'era geologica che batte la fiacca, non gliene importa più nulla a lui. È Sì. lì che Ma deambula sì, Nintendo of voglio dire. America che va in giro Sì, per gli ogni tanto. stand. Sì, dice che fate qui? Se ne vada, signor Miyamoto, se ne vada. No, no. Osserva i lavori di allestimento delle transenne. Come i vecchietti con la spoltina dietro la Esatto. schiena. Ma con le braccia dietro, ma io l'avrei fatto diversamente quel livello, sai? E quel tubo l'avrei messo da un'altra parte. E no, quel Bowser lì non ci sta, giovinotto. Probabile. Esatto. Solo che lì devi stare zitto e farlo. Esatto, lì ci sono da stare zitti. E va bene, dai, vi ringrazio per aver partecipato a questo Ok, grazie. approfondimento. Grazie a te per la bellissima Grazie opzione. Che festa. a te. Che bello. Che festa. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti.